Amici di calciomercato.com, ben ritrovati da Emanuele Tramacere. Siamo qui alla Johan Cruyff Arena di Amsterdam in occasione del Y Scout Forum per una puntata speciale del Focus Primavera. Parliamo di due ragazzi che in questo momento sono di proprietà del Genoa. Si tratta di Denilio Cleonise e Hossein Zamani. Perché siamo qui ad Amsterdam? Perché i due ragazzi, uno classe 2001, l'altro classe 2002, sono cresciuti nel settore giovanile dell'Ajax. Entrambi esterni d'attacco che possono giocare sia a sinistra che a destra, rapidissimi. Sicuramente degli obiettivi di mercato importanti quando il Genoa è riuscito a strapparli all'Ajax. Sicuramente uno dei due è già più pronto dell'altro, si tratta di Cleonise, che Thiago Motta ha già lanciato in prima squadra, ha fatto esordire nell'ultima giornata di campionato contro il Napoli, un esordio positivo, sicuramente un punto di vista interessante per il futuro, dato che Thiago Motta coi giovani ci sa lavorare e ha lavorato tanto. Nessuna presenza per ora invece per la primavera per quanto riguarda Zamani, sta completando il suo percorso di ambientamento. Sul giocatore c'erano tantissimi club quando il Genoa lo ha strappato all'Ajax, il Manchester City, il Liverpool, il Tottenham, soprattutto club inglesi, ovviamente, che sono sempre attenti ai talenti scuola olandesi. Ebbene, il Genoa ce l'ha fatta, lo ha prelevato a titolo definitivo, quindi un giocatore che in questo momento sta completando il suo percorso di ambientamento in Italia e che sicuramente potrà fare un percorso simile a quello di Cleonise. Cleonise come idolo aveva Gullit, perché è un giocatore che a cui piace accentrarsi molto dall'esterno e soprattutto è cresciuto con il mito del Milan degli olandesi. Il Milan su Cleonise aveva messo gli occhi già nella scorsa sessione di calciomercato e non è detto che questo esordio possa essere la base per un progetto futuro sul ragazzo. Zamani invece dovrà ancora guadagnarsi la titolarità sul campo prima in primavera e poi vedremo se poi anche Thiago Motta riuscirà a dargli spazio. Sicuramente da questo settore giovanile e da questo stadio alle mie spalle tanti talenti sono usciti e tanti ne usciranno ancora.